Salve, salve amiche fate e fati e maghi. Oggi siamo qui, è il 29 luglio 2023. Come vedete ci sono tutte queste bottiglie d'acqua. Noi già portavamo le bottiglie d'acqua perché annaffiavamo le due piante che abbiamo messo noi, la mimosa l'8 marzo e il gelsomino per il compleanno di Donatella Colasanti. Siamo al parco Donatella Colasanti. Per oggi abbiamo portato un po' più di bottiglie perché la fontanella, il nasone, è da domenica 23 che non butta più acqua. L'assessore all'ambiente del nostro municipio mi ha mandato, che ha fatto il sopralluogo l'altro giorno con noi qui sul territorio, sul parco, mi ha mandato la mail che la CEA ha detto che c'è un guasto al contatore. Speriamo che questo guasto venga presto aggiustato, perché qui ci sono le piante, come potete vedere, le piante che ha messo Agos Parchi a novembre non sono mai state annaffiate, almeno da quello che mi risulta, però vedete, cominciano, guardate qui, cominciano a seccarsi ed è un peccato, perché però mi è venuto in mente tanti anni fa che avevano piantato delle rose a Piazza Brin, quando avevano ripristinato, ma parlo di quasi 30 anni fa, avevano messo delle rose rosse sia a Piazza Brin, le stesse le avevano messe a Piazza di Spagna. E, però quelle della Garbatella a Piazza Brin si seccavano perché non c'era un'irrigazione, non c'è tuttora. E ogni tanto, ma proprio ogni tanto, veniva il camion con l'acqua ad annaffiarle, però lì si è passata a Piazza Brin, le rose non ci sono più, e a Piazza di Spagna i fiori ancora ci sono. Questo è soltanto per dire che quando si adotta un parco e quando si fanno delle iniziative non si possono fare soltanto agli inizi, quando c'è l'inaugurazione, le cose vanno mantenute. Siccome noi in questo parco stiamo facendo varie iniziative, ci sono due progetti che portiamo avanti. Insieme si può e Racconta il tuo giardino. Insieme si può è il tempo ritrovato. Racconta il tuo giardino è la cultura del cuore. Poi c'è anche il movimento italiano casalinghe, donne attive in famiglia e nella società, e anche l'altra associazione ha delle iniziative che facciamo su questo parco, proprio per sensibilizzare ad amare l'ambiente, ad amare la natura. Io per ora vi saluto e il prossimo video che farò racconterò una favola su Topolino, che si chiama Topolino e la scarpa magica. Però vi racconto nel prossimo video perché ho scelto questa favola. A presto!